Adesso lascerei spazio agli interventi, all'altro padrone di casa, che è il presidente dell'Assemblea nazionale, Ignazio La Russa. Prego. Ciao, direttore. Grazie, grazie. Questo è il primo dibattito con ospiti importanti, non che gli altri non lo siano, di Atreju. E non a caso questa post-inaugurazione che appena si è appena conclusa, vede gli esponenti delle forze politiche o comunque le personalità politiche che, a giudizio di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, a cui rivolgo un saluto affettuoso da parte di tutta l'Assemblea, riteniamo che questa platea sia importante, perché è faticoso, ma piano piano, un tempo di patrioti sta prendendo spazio all'interno delle forze politiche, della politica italiana. E oggi noi abbiamo, ve li dico in ordine così come capitano, poi li sentirete uno dietro l'altro: Daniela Santanchè, Gaetano Quagliarello, Raffaele Fitto, Paolo Romani, Stefano Parisi, Giovanni Toti, il governatore della Liguria, Matteo Salvini, segretario della Lega. E poi io credo che non è solo il vecchio schieramento di centrodestra a cui noi pensiamo, è uno schieramento di patrioti, in cui la caratteristica non sia quella di essere genericamente di centrodestra, ma avere in comune qualche cosa molto di più, non qualche cosa di più, molto di più. La prima cosa che bisogna avere in comune è tecnica. Io credo che non si possa costruire un'Italia governata da patrioti se noi non lottiamo insieme per una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere il governo, ai cittadini di scegliere i deputati. Ed è quello che chiede Fratelli d'Italia. Noi non capiamo certi bizantinismi. Abbiamo chiesto due cose semplici: lasciate che almeno noi si possa far scegliere ai cittadini i nostri deputati e i nostri senatori, e lasciate che ci sia la speranza concreta che siano i cittadini a scegliere il governo attraverso un premio di maggioranza che deve essere inserito nella legge che stiamo andando a discutere. Non è che abbiamo chiesto cose strane, queste sono le due richieste. Ed è una condizione, ma certo, questa è una condizione tecnica per consentire che gli italiani siano i protagonisti della vita politica. Perché se continuiamo a pensare che i protagonisti possano essere i partiti, o peggio ancora le segreterie dei partiti, vuol dire che non abbiamo capito niente di quello che è successo in questi anni. Ma non basta la precondizione tecnica, c'è una condizione politica importante. Noi vogliamo, lo dice sempre Giorgia, ma lo dice anche Matteo, lo dicono anche gli altri, che all'indomani questa coalizione, all'indomani delle elezioni, sia più forte del giorno prima delle elezioni, o almeno ugualmente forte. Vuol dire che deve avere un progetto comune a prova di bomba, un progetto comune fatto di contenuti. E lì conosciamo l'80% dei contenuti, sono comuni alle forze politiche che sono oggi qui rappresentate. Io credo che sulla tassazione, sullo sviluppo, possono essere diversi alcuni accorgimenti, alcune ricette, ma non c'è dubbio che noi siamo all'opposto di quello che per la sinistra è il verbo, cioè tassare, 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 perché così si riequilibra. Noi pensiamo sviluppare, 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 questo ci accomuna, e siamo tutti insieme all'opposto di quello che pensa la sinistra sulla sicurezza. Per noi la sicurezza è una priorità, anzi è una precondizione di libertà,
perché senza la sicurezza non vi è la possibilità di esercitare nessuno dei diritti costituzionalmente garantiti: la libertà di vivere, di lavorare, di studiare, di divertirsi, di uscire. Senza la sicurezza non esiste, e su questo siamo d'accordo. Anche qui le ricette possono essere diverse, ma troveremo una sintesi. Mi auguro che troveremo una sintesi anche sul tema dell'immigrazione. Tutti diciamo che c'è un eccesso di sbarchi, un eccesso di non controllo dei flussi migratori. Io personalmente, lasciate che faccia un'annotazione che è di Fratelli d'Italia, ma alla quale anche personalmente, forse andando un po' in là, tengo molto. Io credo che fin tanto che non trarremo insegnamento da quello che è avvenuto in passato. E cos'è che è avvenuto? Quando c'è stato bisogno di intervenire lontano, lontanissimo dalla nostra patria, in Afghanistan, in Iraq, più vicino in Kosovo, ci sono state pericolosissime missioni internazionali. Io li ho visti gli avamposti, ho visto in che condizione lavoravano i nostri militari, che sono la migliore gioventù d'Italia, ricordatelo, la migliore gioventù d'Italia. Beh, possiamo immaginare molto più in piccolo, una piccola missione militare internazionale che in accordo con le milizie libiche controlli i porti da cui partono le carrette della morte, che impedisca le partenze, che controlli gli hotspot, ne assicuri l'umanità, la sicurezza e avvii un percorso positivo di controllo dei flussi migratori. Su questo io credo che discutendo si può trovare l'intesa. C'è un tema sul quale dobbiamo discutere, due anzi se volete. Uno è più semplice: una Italia patriota è un'Italia che deve tornare a considerare prioritario il valore dell'identità e dell'unità nazionale. Dire "io amo l'Italia" è molto di più di dire prima agli italiani "io amo l'Italia", tutta, indistintamente. E l'altro tema è più spinoso, se volete, di politica europea e internazionale, di schieramento nelle politiche internazionali e di rapporto con l'Europa, che mi pare nessuno di noi possa considerare positiva per come si è atteggiata, per come si manifesta, per come influenza le nostre dinamiche sociali, economiche, politiche e culturali. Che c'è da cambiare questa Europa, che c'è da dire che questa Europa non vale una lira, che questa Europa della Merkel non ci piace, possiamo dirlo insieme. Bisogna che su questo, anche con gli amici che sono nel Partito Popolare Europeo, dal quale noi non a caso siamo usciti nel momento in cui era diventato il partito della Merkel e non il partito dei popolari europei, si trovi una sintesi. Dobbiamo sforzarci, ma non dobbiamo rimandare questo aspetto al dopo elezioni, perché è meglio fare i conti prima piuttosto che ammucchiate pronte a dividersi all'indomani delle elezioni. Ho parlato fin troppo come introduzione, ma c'è un ultimo punto che devo trattare velocissimamente. Gli italiani hanno visto sui giornali che c'è una profonda divisione su un aspetto che per noi non è così decisivo, ma che comunque non è neanche del tutto secondario. Come scegliere la premiership futura? Un movimento di patrioti. Fate un applauso a Toti che sta facendo un selfie con tutti gli altri, via. Come scegliere? Con quali metodologie? Beh, guardate, noi ne avevamo proposta una, le primarie. Poi Giorgia ha parlato di altre cose, ha detto facciamo chi prende più preferenze, ma vogliono togliere le preferenze. Vediamo qui il partito che prende più voti.
Quello che è sicuro è che questa premiership non la possiamo decidere nel chiuso di una stanza, ma va affidata ai cittadini, e che tutte le forze che corrono hanno il dovere, non il diritto, il dovere di prospettare la propria leadership, perché questo vuol dire sicurezza per gli italiani di essere disponibili ad assumersi tutte le responsabilità. Bene, ho parlato fin troppo, io dico che prima di andarmene vorrei... Dov'è il nostro vignettista? Che il nostro vignettista ci presentasse almeno una o due, un paio di vignette. A te il microfono. Ok, beh, è tempo di patrioti, uno slogan straordinario per una kermesse che mi ha emozionato molto, però gli organizzatori sono un po' delusi perché ci sono delle assenze illustri. La Meloni voleva appunto personaggi che sono stati bloccati però all'ultimo da problematiche tecniche, diciamo così, dell'ultima ora. È tempo di patrioti e si vede la nostra padrona di casa che parla con Garibaldi e dice: ma tutti gli altri dove stanno? Guarda, non me ne parlare, D'Annunzio è stato fermato dalla Digos per la legge Fiano e dicono che pure Mazzini con quella camicia nera se la rischia di brutto, perché praticamente dovremmo stare attenti non solo a come muovere le braccia ma anche a come scegliere il colore delle camicie. D'ora in poi io già sono fuori. E non parliamo di Salvini, che è tutto scuro, è fuori ordinanza, proprio fuori ordinanza al massimo. A proposito di assenze illustri, Berlusconi, le polemiche, non è andato, non è vero niente. Lui che praticamente è un uomo che ovviamente sceglie le cose contestuali, ecco, ha fatto una scelta, ha mandato altri per ragioni di coerenza, di contestualità. La Meloni e Salvini facciano pure i sovranisti, ha detto Berlusconi. Vorrà dire che io mi sacrificherò come al solito a fare il sovrano, diciamo così, se ci sono i sovranisti ha pensato ci deve essere anche un sovrano, insomma, ci sia. E credo che per il momento ci fermiamo qui, poi continuiamo, insomma. Fategli un applauso, il direttore del Candido, grazie.